a tutti i miei adorati lettori, benvenuti con una nuova recensione. Il libro di cui mi accingo a parlarvi era una conclusione che personalmente attendevo da tantissimo, ed è questo: La rosa del califfo di René Hattie, secondo e purtroppo ultimo capitolo della duologia The Red and the Dawn, che era iniziata con, scusate, la moglie del califfo, che personalmente ho adorato alla follia. Questa duologia presenta molte similitudini, è praticamente una specie di retelling delle Mille e una Notte, ed sono state veramente tutte e due delle letture veramente meravigliose. Se vi avviso subito, se non volete spoiler riguardo al secondo libro, perché purtroppo dovrò farne qualcuno, chiudete qui il video e magari riguardatelo quando avrete letto anche il primo libro. 3, 2, 1. Io il tempo ve l'ho dato, adesso si comincia. Il libro riprende poco tempo dopo gli eventi che hanno concluso la moglie del califfo. Shahrezad, che si era, diciamo, offerta come moglie di questo califfo mostro di nome Khalid, che praticamente uccideva ogni sua sposa al sorgere dell'alba, per vendicare la sua migliore amica Shiva, che anche lei aveva subito questa sorte. Però nel primo libro Shahrazad ha scoperto che non tutto è quello che sembra, e non solo ha scoperto che praticamente il marito è vittima di una terribile maledizione a causa appunto di un uomo che ha sofferto tantissimo per la perdita della figlia, ma ha anche capito che in realtà questo mostro non è assolutamente un mostro, anzi è arrivata a innamorarsi perdutamente di questo ragazzo, che nasconde tante sfaccettature che lei non immaginava, e adesso è pronta a tutto pur di salvarlo per poter spezzare questa terribile maledizione. Purtroppo nel primo libro si concludeva con Shahrazad che veniva portata via appunto dalla regia del Khorasan, che è il regno governato da Khalid, proprio dal suo migliore amico e grande primo amore, che è Tariq, ed è stata portata in questo accampamento in cui, diciamo, si stanno preparando per muovere guerra appunto proprio contro suo marito. Shahrazad in questo libro subisce ancora più evoluzione, perché se nel primo libro aveva già la stoffa della donna con le palle, in questo libro dimostra di averne di due gigantesche, perché veramente è una donna, è una ragazza, anche perché comunque è ancora una ragazza, perché hanno tutti e due 18 anni. È una ragazza che dimostra di avere una grande forza di volontà, nonostante appunto sia separata dalla sua anima gemella, non vuole arrendersi al fatto che non vuole separarsi da lui, insomma, non vuole stare senza di lui, vuole aiutarlo a spezzare questa terribile maledizione nonostante siano lontani. Shahrazad in questo libro scoprirà anche i suoi poteri latenti, ereditati da suo padre, che appunto è stato lui poi a scatenare con questo libro maledetto la devastazione che ha colpito la città di Rei, che è la città principale del Khorasan, dove appunto Khorasan, non è Khorasan quello che si mangia, scusate, mi è venuta battutina, va bene, ritorniamo seri. Che è appunto la città principale del regno di Khalid, dove appunto risiedevano anche lui e Shahrazad, e quindi diciamo che adesso i due sono separati, e se da una parte Shazi deve cercare di riscoprire i suoi poteri, di cercare di dominarli, di imparare a usarli per poter non soltanto proteggere Khalid ma anche la sua famiglia, dall'altra parte Khalid deve cercare di aiutare il suo popolo, la sua città, a riprendersi dalla terribile devastazione che questa magia nera provocata dal padre di Shazi ha portato nel suo regno. E in questo libro abbiamo un Khalid più profondo, più indomito, anche più attivo dal punto di vista fisico, perché non soltanto purtroppo non avrà più il completo appoggio dell'amato cugino Jalal, ma dovrà anche affrontare non soltanto la separazione da Shazi, ma anche appunto tutte le difficoltà in cui adesso la sua città si trova. Nonostante tutto, lui mantiene vivo l'amore per la moglie, spera di rivederla, anche se lui lo ritiene impossibile visto i pericoli che correrebbero se stessero insieme, ma
tra una rocambolesca avventura e un'altra, i due si ritroveranno per poter finalmente riuscire a spezzare questa dannata maledizione che ha portato dolore non soltanto nel cuore di Khalid, ma anche in tutto il regno di esso. Shazi e Khalid sono due personaggi meravigliosi, sono la prova che il vero amore esiste nonostante tutto. Perché Shazi, nonostante lei abbia amato tantissimo il suo amico di infanzia Tariq, il suo cuore ormai appartiene a Khalid, lui è tutta la sua vita, infatti lei glielo dice, lui è la mia vita ed è una cosa meravigliosa perché davvero lei è riuscita a vedere oltre la fama del re fanciullo, del re mostro, è riuscita a scoprire un Khalid completamente diverso e che nessuno ha mai visto, un Khalid che magari sarebbe potuto esistere, che avrebbe potuto vedere tutti se non gli fosse successo quello che gli è successo, che non vi spoilero se non avete letto comunque il primo libro, è successo comunque una cosa abbastanza grave nella vita di questo ragazzo, ha sofferto tante cose gli sono successe molto brutte che lo hanno portato poi a crearsi un muro di mattoni dentro il suo cuore, un muro che Shahrazad è riuscita piano piano a demolire, ma soltanto lei, insomma. Parlare di questo libro è abbastanza complicato senza fare troppi spoiler, perché davvero poi ti lascia dentro tante di quelle emozioni che sono spettacolari. Poi ci sono anche una cosa molto particolare di cui voglio accennarvi, sono appunto le storie di Shazi, perché appunto sono le storie di Shazi che hanno conquistato Khalid, perché anche nel primo libro lei aveva questa mania, chiamiamola così, questa abitudine di raccontare storie, perché comunque suo padre lavorava nella, chiamiamola, biblioteca della città e lei è cresciuta in mezzo alle storie più, diciamo, più tradizionali e anche più insolite, più particolari, ecco, e ogni volta ne aveva una per Khalid, quindi la sua abitudine a raccontare delle storie, queste storie che sono dentro il libro hanno ognuna un significato molto profondo che veramente ti entra dentro. Poi le ambientazioni, vabbè, sono qualcosa di spettacolare, questi deserti senza fine, senza tempo, pieni di misteri, e poi anche la nota fantasy è veramente trattata molto molto bene, soprattutto in questo libro ne abbiamo molta di più, perché se nel primo libro era un po' incentrato sul rapporto tra Khalid e Shazi, sulla ricerca di vendetta di lei e poi il conseguente amore tra i due, e comunque l'accenno che comunque questo libro c'era anche del fantasy, qui abbiamo delle cose, degli aspetti fantasy molto più dettagliati e molto più espliciti, come ad esempio io purtroppo i nomi non me li ricordo tutti perché sono nomi molto particolari, perché appunto siamo nel deserto e sono nomi un po' strani, quindi mi ricordo giusto gli essenziali, ma ci sarà questo stregone di cui, ah sì, Artan, lui me lo ricordo, che è un personaggio fantastico, sarà molto importante, molto determinante per la vicenda della maledizione di Khalid e Shazi. Poi ci sarà naturalmente il Magus, lo chiamo Magus perché non mi ricordo esattamente il nome, perché veramente io in questo momento poi ho una memoria pari alla sede in cui sono seduta, perché i nomi, come vedete, sono molto molto strani e molto particolari, che è una figura molto determinante per l'infanzia di Khalid e che sarà comunque determinante anche sempre per lo scioglimento della maledizione e anche per Shazi, per apprendere appunto le sue doti magiche. Poi ci sarà naturalmente il personaggio di Tarika che fa gara nel cuore delle lettrici con Khalid, perché Tarika è il primo amore di Shazi, è una persona che farebbe qualunque cosa per lei, anche appunto portarla via dal suo grande amore, ed è pronto a tutto pur di proteggerla, ma purtroppo fa fatica ad arrivare a patti col fatto che lei ormai appartenga al califfo e diciamo che ci vorrà parecchio prima che questo ragazzo, diciamo, rinunci al suo sentimento d'amore per la nostra Shazi. È un personaggio veramente molto intenso, molto, molto battagliero, molto coraggioso. Lui è il Falco Bianco, è soprannominato il Falco Bianco ed è molto molto combattivo, è proprio un vero soldato, e insieme a lui c'è Rahim, che è un personaggio un po' più quiete, un po' più diciamo pacato, più riflessivo rispetto a Tariq, lui ragiona un po' più con la testa che con il cuore, e sarà un personaggio che veramente sarà molto molto saggio, anche sarà, diciamo, la coscienza di Tariq, anche un po' quella di Shazi, e poi ci sarà anche il personaggio di Irsa, finalmente conosceremo la sorella di Shazi, che sarà appunto all'inizio un po' indifesa, arrivando poi a evolvere e diventare una ragazza un po' più sicura di sé, scoprendo appunto lati di se stessa che non conosceva. Poi ci sarà naturalmente il personaggio di Despina, che è il più intrigante dei romanzi, secondo me, veramente
veramente fatto bene, è veramente misteriosa, cioè non sai cosa aspettarti da questa ragazza, è una continua sorpresa. Ci sarà poi, vedremo anche il personaggio di Jalal, che in questo libro appare molto meno rispetto al primo, che è appunto il cugino del migliore amico di Khalid, che purtroppo avrà un risentimento ingiustificato contro il cugino e si allontanerà un po' da lui, e questo mi è dispiaciuto parecchio perché avevano un rapporto meraviglioso nel primo libro. E poi conosciamo finalmente il sultano, che è lo zio di Khalid in tutta la sua stronzaggine, non vi accenno di più, e faremo la conoscenza anche di... ci saranno tantissimi personaggi, ci sono tanti di quei personaggi in questo libro, e ognuno anche nel suo piccolo ha la sua importanza, come Omar, che è diciamo il capo tribù dell'accampamento in cui arrivano Shazi e la sua famiglia. Poi vedremo appunto il personaggio di Jarahad, che è appunto il padre di Shazi, che veramente in questo libro non si sa neanche se compatirlo o odiarlo, perché davvero è la prova di quanto il potere dia alla testa, di quanto ti entri dentro, però si riscatta, vi posso dire che si riscatta, a differenza dello zio di Tariq, che veramente mi è stato qua dalla prima all'ultima pagina. Io capisco che ti è morta la figlia, capisco tutto quanto, ma ti devi dare una calmata, caro mio, devi ascoltare un po' di più le persone che ti stanno intorno, ti devi calmare, dico soltanto questo. Ci saranno un alternarsi di eventi, di azioni, per questo libro, come detto, è molto più attivo a livello anche fisico. Ci saranno intrighi, misteri da risolvere, e se vogliamo sapere se Shazi e Khalid avranno il loro lieto fine, dobbiamo leggere il libro. Io l'ho già letto, io lo so già, quindi adesso tocca a voi scoprirlo. Io a questo meraviglioso libro gli do 5 stelle pieno, è veramente una conclusione perfetta per quanto riguarda la duologia. Il finale è adattissimo, si adatta perfettamente a quello, è come doveva essere. Il finale deve essere quello che è questo, il finale è questo, è perfetto per la storia. Davvero io l'ho adorato dalla prima all'ultima pagina, me lo sono goduto, gustato. Mi dispiace che adesso purtroppo non leggerò più di Shazi e Khalid, ma so che c'è una novella in ebook, ma credo che sia un prequel, spero vivamente che la Newton la pubblichi. Io ho avuto la fortuna di far parte anche di un blog tour e ho elencato i 10 motivi per leggere la duologia, quindi ve le lascio nelle descrizioni, così magari spero di convincervi. Ringrazio appunto Giulia Rossi del blog Dipendente dai Libri, ciao piccola, ti mando un bacione, per avermi coinvolto nella Newton Compton, per avermi mandato la copia cartacea. Quindi io veramente vi consiglio questa duologia se amate i fantasy, i misteri, le storie d'amore senza tempo e soprattutto le ambientazioni che ti entrano davvero nel cuore. Bene, anche questa recensione finisce qui e io spero che vi sia piaciuta. Vi ringrazio sempre per seguirmi e per supportarmi. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, venite a seguirmi nei social visto che siete ancora più bravi. Vi ricordo che nel post del blog troverete tutte le info riguardanti al libro e vi lascio anche sempre nel post la recensione che ho dedicato alla moglie del califfo. Vi mando un bacione grandissimo e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti!